In tempo di Covid, lockdown e situazioni di mercato non proprio serene e felici, c'è anche chi non si ferma ma guarda al futuro con investimenti importanti. L'esempio è quello della nuova Ciplastica di Castel Guelfo, che in questi giorni ha inaugurato un nuovo capannone produttivo, il terzo, che permetterà nuovi sviluppi per il proprio business, da sempre fortemente legato alla sostenibilità ambientale e alla cosiddetta economia circolare. L'investimento rappresenta per noi un ulteriore sforzo e la voglia di rimetterci in gioco anche in questi momenti così difficili. Questo ci darà l'opportunità, logisticamente parlando, di migliorare alcuni nostri reparti interni e questo ci permetterà successivamente anche di ampliare la produzione. Produzione che riguarda la costruzione stampi e lo stampaggio delle materie plastiche. I settori dove noi lavoriamo sono il settore dell'agricoltura, dell'automotive e dell'ambiente, dove abbiamo una linea specifica di prodotti che commercializziamo completamente noi. Il mercato è sia italiano che export, sia per quanto riguarda il conto terzi che appunto per quanto riguarda la nostra produzione interna che è legata al settore dell'ecologia. Ciplastica ha un fatturato che si aggira sui 3 milioni di euro. Prevediamo per quest'anno di riuscire a mantenere il fatturato dell'anno scorso e questo lo riteniamo già un grandissimo risultato. Per il prossimo anno il nostro obiettivo è ampliare la gamma dei prodotti della divisione ambiente che riguardano appunto contenitori intelligenti per la raccolta differenziata, prevalentemente per i rifiuti degli oli domestici esausti. Business ecologico, filosofia circolare, quella della nuova Ciplastica, che trova partner importanti e operativi anche oltre confine, come l'esempio della Bimas in Slovenia. Nuova Ciplastica, lavoriamo già da tanti anni insieme, loro sono i nostri produttori di tanichette, di olive, quali mettiamo nel territorio sloveno, sono anche i nostri padri delle nuove idee, così sviluppiamo anche da noi questa cosa. Lavoriamo con le ditte differenziate della Slovenia, con i comuni, quando ti metti insieme la cosa funziona, così abbiamo sviluppato in Slovenia con il nostro istituto sloveno agrario un impianto di filtraggio con il quale filtriamo questo olio esausto di cucina che raccogliamo dai cittadini. Lo filtriamo in un modo molto ecologico. Questo dà la possibilità all'olio di cucina di avere una nuova vita e lo utilizziamo come carburante forse nella macchina del futuro come la vedete qua.